Lorenz Ferlinghetti, talvolta nel corso dell'eternità. Talvolta nel corso dell'eternità qualcuno si fa vivo, e uno di quelli che si fan vivi tardi è un tale, un falegname di un paese per bene come la Galilea, che parte in quarta e dice di sapere chi ha fatto cielo e terra, e che quel dritto che davvero ci ha incastrato è il suo vecchio. E inoltre va dicendo: tutto è scritto su certi vecchi papiri che certi tirapiedi han lasciato qua e là per il Mar Morto tempo fa, e che nessuno troverà per 2000 anni o così, o almeno per 1947 anni per l'esattezza. E anche allora nessuno ci crederà, o crederà a me, se è per questo. Ai bollori, gli dicono, e lo freddano, lo stendono a freddarsi sulla croce. E da allora nel mondo quante croci a modello di quella si son fatte, con lui lassù inchiodato, quante volte il suo nome si è invocato, e quanti gli han gridato di venir giù, di entrare nella banda come se fosse il re del jazz, colui che deve darci sotto o gli altri non ce la faranno. Ma lui non viene giù dalla sua croce, lui sta appeso lassù su quella croce, e pare veramente svanito e freddo, e anche, secondo l'ultima ondata di notizie mondiali diffuse dalle solite fonti poco attendibili, morto, defunto.